Secondo voi possono passarci sopra? Sì. Che soddisfazione in Africa! E sapete cosa vi dico? Salutiamo anche in modo goliardico il Lesotho. Guardate un po'. Oggi non sono solo sul camietto. Vagabondi Sani Pass è un passo che sta tra il border del Lesotho e il border del Sudafrica, diciamo la vecchia terra di nessuno. Vi sto montando questo video, come vedete, da una statale, come spesso anche succede, però la vista è sempre quella delle belle e grandi occasioni. Guardate che bel mare. Già, ma lo vedrete più avanti. Per ora vi lascio a queste immagini veramente stupende di un passo che mi ha colpito per la bellezza di quello che si riesce a vedere dall'alto, dalla difficoltà della strada che ovviamente io percorro con il bel tempo, ma mi immagino cosa potrebbe essere percorrerla con il ghiaccio, con la neve, con l'acqua. Bene, la parola alle immagini, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare le notifiche e mettere il like. Ciao vagabondi! Sei in Lesotho, ti sei fermato a tirare, a far palle di neve e a tirarle nel nulla, ma non poteva mancare il pupazzo di neve. Facciamo un selfie assieme. Bellissimi, eh? E anche questa è Africa. Sopra 3000 rotti metri, passo Sani Pass. Di lì c'è il Sudafrica un'altra volta, di qui sto lasciando il Lesotho, bellissimo, tanta montagna, veramente tanta. Quindi abbiamo capito anche da dove nasce il nome Sani Pass, ovviamente è il nome di questo fiume. Mi piaceva questa cosa di aver trovato il motivo del nome, come spesso capita. Camietto, siamo proprio fermi in mezzo alla vallata. Oltre quella montagna lì c'è il Sudafrica un'altra volta. Guardate che colore ha quest'acqua. Sono le alghe sul fondo, ma è trasparentissima, bellissima. Vedete quelle quattro case. Ah, situazione veramente rilassante. Per fortuna ci voleva un po' anche. Correndo ho visto questo lodge, ma non era questo che volevo mostrarvi. Era lei, guardate questo 109 abbandonato. E dai fari è una prima serie, che spreco. C'è ancora le gomme. Non verrei in questo lodge solo per uno spreco del genere. Sono arrivato al border del Sani Pass, lato Lesotho, Lesotho. E adesso andiamo a farci due timbrini. Ecco qui, allora da qui, dentro quella casa lì, c'è l'ufficio, vado a farmi il timbro e torno. Timbrino fatto alla velocità della luce. Andiamo a farci la discesa di questo passo che dicono sia molto molto bella. Come avete visto il cartello, è un passo abilitato soltanto ai veicoli 4x4. Come vedete i droni non sono abilitati, ma come spesso vi ho spiegato, la maggior parte dei posti che ho trovato non è possibile riattavolare, quindi spesso quando si vola fraudolentemente.
però guardate che roba. Guardate che roba questo passo. Comincio a capire perché questo passo è così famoso, veramente qualcosa di bellissimo. La strada qui all'inizio è veramente cattiva, alla fine della valle oltretutto dovrebbe esserci poi il custom, il border del Sudafrica per fare il timbro di rientro in Sudafrica. Ci va! Qui comincia, penso, la parte più semplice, uno sterrato normalissimo che scende in una valle, guardate, veramente stupenda. Cioè, capisco, comincio a capire la fama di questo passo. Una vista che è assurda, raramente ho visto valli così. Ovviamente è inutile far paragoni, ogni posto è fine a se stesso ed è unico. Quindi anche questo. Sicuramente quella discesa bella ripida deve essere qualcosa di assurdo farla con la neve in salita. Io ho deciso di affrontare questo passo la mattina abbastanza presto, diciamo, e infatti dopo un po' comincio a trovare i primi tour organizzati che portano i fuoristrada dei privati, accompagnati ovviamente, a visitare il passo. Fanno una piccola tappa in Lesotho, da quanto so vanno a visitare la prima valle e poi tornano indietro. Questo è quello che succede ogni giorno al Sani Pass. Quello che vedete lì è il confine sudafricano, timbro da 2 secondi, ha voluto vedere la macchina, ma perché voleva vedere, non è che guardata dietro, ha guardato perché gli interessava vedere la guida dal lato opposto. Era la prima volta che vedeva la macchina, stranamente, con la guida opposta alla loro. Pieno di turisti che stanno cominciando a salire, pieno di Defender e pieno di persone che mi hanno detto
Ah, stai facendo il giro del mondo? Sì, aspettami che vengo anch'io. Bel passo, se passate per di qui. E quindi sto parlando proprio a te in particolare, perché ce ne sarà uno che fa questa cazzata come l'ho fatta io. Il Lesotho per il fuoristrada è qualcosa di grandioso, veramente spingi la macchina, la metti un po' alla prova, ecco. E poi, fatto come ho fatto io dal nord verso sud, concludi come ciliegina sulla torta proprio il Sunny Pass, che appunto magari a livello fuoristrada non sarà proprio la cosa più difficile, ma a livello impatto visivo Sunny Pass vale veramente la pena farci un salto. E ancora non è finito. Vaga, io proseguo fino a Durban, penso adesso. Il paese del dentifricio, battutona. Volevo inoltre farvi notare questa nebbia. Vedete, c'è tipo una foschia su tutta la valle. Dall'alto non si vedeva, adesso si vede proprio in mezzo. È dovuto al fatto che, come vedete, lì è tutto bruciato. Qui si vede molto meglio. Guardate che effetto strano vedere tutta questa erba bruciata. L'odore non è così forte, si sente che sarà bruciato, ma non è fastidioso per nulla. Però la foschia la si vede. E come anche. A favore dell'Africa per adesso. Puoi raggiungere qualsiasi città tutto via sterrato, magari sterrato veloce come questo. È tolta l'alternativa dell'autostrada e della statale, tutto il resto è così, e quindi basta poco per raggiungere qualsiasi paese, sempre in fuoristrada. Ecco com'è cambiato in 100 km il paesaggio. E vi ricordate, stamattina ho fatto il pupazzo di neve e adesso ci sono la bellezza di, fatevi vedere, occhialata, 33 gradi! Il mondo come vario, eh! Sono sceso anche di 1900 metri, niente. Penso che in un'altra oretta più o meno dovrei esserci. Via, si va al mare. Lasciata la montagna, lasciata anche un po' di pianura, eccomi qui alle porte di Durban, qui ancora ovviamente un sobborgo. Vedete come sempre la tipica immagine dei ragazzi che vanno a scuola o escono da scuola, è una cosa che vedo quasi sempre in tutta l'Africa, ho visto ovviamente. Ed ora vado verso il bar, lo vedete, è lì in fondo. Ho trovato questo posto attraverso la solita app iOverlander. Delle volte però si rimane un po' delusi. Sicuramente un vecchio parco, ma qui c'è il canale e quindi è chiuso. È tutto molto bello, ma mi sa che cambio posto. Ho fatto un po' tardi, cosa vuol dire? Che ero arrivato nel tempo giusto sul primo
primo posto che avevo scelto come diciamo appunto per dormire questa notte, sul mare, bello, c'era una rieta, si stava da Dio, ma era un campetto, sembrava tossici, tossi e dossi. Guardate dove sono intanto, comunque sempre turba. Faccio il mio ingresso in uno di quei quartieri famosi in Africa, io lo sapete, li chiamo favelas, anche se non è sicuramente il termine più giusto. Vedete, le strade cominciano a essere belle distrutte, spazzatura un po' dappertutto, qui vedete anche i soliti fuochi lungo la strada, bruciano un po' di tutto, gli odori sono molto forti, altri, centinaia di persone a piedi. E cos'altro dire? Per fortuna riesco a cambiare lato della città, vado a est, dove trovo una zona più curata, la solita zona dei ricchi, insomma. Vagabondi, buongiorno a tutti. Vedete il sorriso? Provate a dire per cos'è. Oggi è una giornata di quelle che assolutamente per piccole cretinate ti fanno star bene. Piccole cretinate, prima cosa, questo sole. Vi ricordate ieri mattina, sveglia sotto un ponte a meno 5, meno 3, meno 3, il giorno prima a meno 5. Nel giro di una giornata sono passato dal giubbotto alla canottierina, alla t-shirt, di mattina presto, neanche prestissimo, perché col fatto che si stava bene, oggi ho dormito anche un bel più del solito. Sono le 8, già le 8 e mezza, normalmente 7 e mezza sono già in strada. E temperatura, come vi ho detto, ma la cosa che più mi fa sorridere, muove la mostro. Poter tornare in configurazione pantalone corto e infradito. Ah, non ce n'è per nessuno. Queste cose mi fanno sempre pensare quanto poco ci vuole. Era stato l'ultimo mese, è stato un po' duro, problemi alla macchina, tutte queste cose che sono state dietro, poi un mese freddo, perché a Johannesburg veramente faceva freddo, la notte era una rottura di maroni, non finiva più, freddo. Poi ovviamente ho deciso di farmi l'esoto, dove sono andato su in montagna a 3000 metri e mi sono fatto altri 3-4 giorni belli cattivi, ma ora, guardate, oltretutto dal ponte dell'altra sera, no, giustamente mi ho fatto notare, ho trovato questo pratino di fronte a un campo sportivo. Ieri sera quando sono arrivato era pieno di macchine, quindi avevo parcheggiato sull'angolino lì in fondo. Però alle 8 e mezza, quando sono andati via tutti, mi sono messo qui nell'angoletto tranquillo. Stamattina sono parlato in 3-4, nessuno mi ha detto niente, adesso andrò dentro a chiedere, perché io quasi mi faccio un'altra giornata con un sole così, una temperatura. Ieri sera alle 8 e mezza, quando ho portato la macchina, mi sono messo con la seggiolina qui fuori. Ah, che cosa stupenda! È incredibile come qualche grado, come un ambiente, un clima, ma anche probabilmente una situazione diversa, ti possa cambiare la giornata, cambiare tutto. Questo, come sempre, mi fa pensare a quanto poco ci vuole a essere contenti. Bene, adesso accendo il camionetto, vado al supermercato che è nascosto lì dietro, quindi comodissimo anche per questa cosa, questo posto. Devo ricaricare il telefono, che ovviamente quando è che scade la settimana, sempre il giorno in cui arrivi che volessi stare rilassato la mattinata. Quindi vi stavo dicendo, supermercato, telefono, poi vado da Builders, che è una catena tipo il nostro cos'è che c'era in Italia? È un po' che manco, non mi ricordo più, le Rammerland, e perché due notti fa ho rotto una cerniera lì dentro e ho bisogno di cambiarla, ma insomma oggi lavorettini, serenità e tranquillità. Vado, ciao! Buongiorno vagabondi, guardate che bello quel sole tra le palme. In realtà mi sono alzato un attimo fa, ho detto guarda che bella immagine, ci faccio un video, tempo un secondo, come ci pensi, è arrivata la macchina col cagnetto, perché qui è una zona che usano anche per portare i cani a sganchirsi le gambe per terra. Sono venuti fuori un casino di questi animaletti, penso siano dei ragni. Comunque volevo farvi vedere, questa mattina ho avuto, questa notte ho avuto l'upgrade. Se ricordate ieri mattina ho dormito lì in fondo,
poi chiedendo sono riuscito a darmi, ad avere l'autorizzazione a dormire qui dentro. Questo qui appunto, come ho detto, campo sportivo. La comodità è che così ho potuto avere i bagni, le docce, c'è anche un bar qui di fianco, l'acqua, perché oggi c'ho anche il problema, avendo pagato appunto tutti i soldi che mi ha chiesto giustamente per sistemare il cambio, per tutti i lavori, purtroppo questo mese la carta di credito mi è già scaduta, cioè ho finito il credito, e le altre carte qui non mi funzionano, l'American Action non funziona, quindi mancano 3 giorni al nuovo mese, proverò a tirare avanti, tanto il pieno di gasolio ce l'ho, proverò a tirare avanti con quello che ho. Vagabondi, con questa anticipazione sulla prossima tappa del mio viaggio vi do appuntamento appunto al prossimo video. Come vedete arrivo sulla spiaggia, ci saranno un po' di puntate su Santa Lucia, un paesino che trovo quasi per caso e nel quale troverò una famiglia che mi ospiterà. Avrò la possibilità di andare sul lago a vedere gli ippopotami, andare in mare, in oceano, a vedere le balene, parchi naturali, veramente un posticino a cui ho voluto dedicare qualche giorno in più. Appuntamento al prossimo video, ciao vagabondi! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.